la cerimonia d'apertura all'Auditorium Concordia di Pordenone è iniziato ufficialmente la nona edizione del torneo internazionale Città di Pordenone, quarto Memorial Nicola Barattin, evento organizzato dalla società Insieme per Pordenone. Vedete le immagini girate sul posto da Carmine Sicondolfi. La kermesse sportiva riservata alle categorie Under 13 misto, Under 14 femminile, Under 15 maschile e Under 16 femminile è divenuta una delle competizioni di volley giovanile più seguita, in grado di integrare oltre all'aspetto sportivo anche quello sociale, con dimostrazione della disciplina paraolimpica del sitting volley. La manifestazione in questa edizione ha raggiunto la quota di 48 squadre iscritte, tra cui alcune rappresentanze di Austria, Slovenia e Germania. Il Teatro Concordia, debitamente allestito con un campo regolamentare di sitting volley, ha fatto da cornice la disciplina paraolimpica per la dimostrazione organizzata dalla società Insieme per Pordenone in collaborazione con la SD Villanova San Lazzaro Pallavolo di Bologna, insieme agli atleti della società MD Nova Gorizia e dell'associazione La Pannocchia di Codroico. Per l'occasione il commento è stato affidato al referente federale Fernando Morganelli. A fare gli onori di casa, numerose autorità presenti, tra cui il vice sindaco della città di Pordenone Renzo Mazzer e l'assessore allo sport di Fontanafredda Sonia Chiarotto, il presidente della società Insieme per Pordenone Gianni Marson. Tra le novità di quest'anno, la presenza della pallavolista friulana Elisa Manzano, che nella stagione 2013-2014 con il River Volley di Piacenza ha vinto la Supercoppa, la Coppa Italia e lo Scudetto. Infine, sul palco del Teatro Concordia non poteva mancare la sfilata dei protagonisti di questa manifestazione sportiva e gli oltre 500 atleti provenienti da ogni dove. Tutto, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, non mi resta che augurarvi una buona Pasqua e ovviamente un'ottima Pasquetta. Arrivederci.